Elvira Serra apre ufficialmente la sua campagna elettorale partendo dal lungomare San Marco, dal Lido Tre Conchiglie, dove alla presenza dei candidati e dei simpatizzanti ha illustrato le liste a suo sostegno e ha fatto conoscere alcuni dei protagonisti della sua coalizione. Una presentazione delle liste che è stata una festa con tanti amici che credono in questa sfida. Questa sera la presentazione delle mie liste, che sono liste dove uomini e donne sono rappresentate in maniera uguale, paritaria, perché noi siamo per la giustizia, per la libertà e per l'uguaglianza. Nelle nostre liste troverete persone che non hanno fatto politica, vengono dalla società civile, sono professionisti, commercianti, imprenditrici, persone capaci di apportare qualcosa di nuovo. Faranno come fanno nelle loro case. Conducono con diligenza le proprie famiglie e condurranno con diligenza la famiglia dell'amministrazione di Agropoli. Noi siamo pronti alla sfida, avremo consulenti, avremo persone capaci di consigliarci la progettualità migliore. E poi, cosa mai accaduta, avremo una donna libera a capo di questa città. Nel corso della presentazione ufficiale delle liste a sostegno di Elvira Serra, la lista di Fratelli d'Italia, con il commissario cittadino Claudio Pignataro e con la capolista Gisella Botticchio, ha avuto modo di spiegare i motivi di questa convergenza programmatica sulla candidatura a sindaco del medico agropolese. Perché Fratelli d'Italia è scesa in campo con il simbolo in maniera, diciamo, determinata e in maniera chiara. Fratelli d'Italia negli ultimi 3-4 mesi ha fatto tantissimi sforzi per determinare su Agropoli la possibilità di creare un'aggregazione che fosse di discontinuità rispetto a quello che era stato il passato. Discontinuità significava chiaramente avere qualche cosa di nuovo rispetto a quello che era accaduto negli ultimi 15 anni ad Agropoli. Perché negli ultimi 15 anni ad Agropoli è sotto gli occhi di tutti che praticamente è successo di tutto, ma di tutto in negativo, e specialmente negli ultimi anni. Sono stati fatti degli sforzi incredibili, si è cercato in tutti i modi di trovare la quadra per poter venire a capo della situazione. E si sono posti alcuni paletti che erano quali? Primo, giustamente la discontinuità. Secondo, avere una persona alla guida del paese che avesse le capacità di capire praticamente qual era l'amministrazione. E terzo, che quantomeno fosse un politico, quantomeno aveva la possibilità di capire che cosa andare a fare sul comune. Sono orgogliosa di stare al fianco di Elvira Serra. Io ho conosciuto la famiglia Serra, io la conosco da tanti anni. Però quando sono entrata in consiglio comunale il 28 dicembre del 2018, Elvira era vice sindaco. Io ovviamente quando sono entrata dopo un anno e mezzo su una dimissione e praticamente, giusto per farvi una anamnesi, giusto per parlare un po' partendo da capo. C'è nata un'intesa perché Elvira era stata votata una delibera, la famosa delibera che se ne parla sempre, a favore della cardiologia di Vallo, e era passato il piano ospedaliero il 2018 e Agropoli non aveva chiesto niente e poteva far bene. Quindi io ho tirato fuori quella delibera perché iniziai subito a ingalzare, anche perché nell'anno, diciamo, in corso dell'amministrazione io vedevo che a livelli di frutti non dava niente. Allora, quando entrai, io dissi subito: aspettate un attimo, io non collaboro più con la maggioranza. Ma perché? Perché io vedo che alzate solo la manina e di proposte per Agropoli non ce ne sono. E vidi subito la dottoressa Serra che annuiva per dire: oì, Gisella ha ragione, ma che stiamo combinando? Chiediamo, noi abbiamo un ospedale chiuso, è una scatola vuota, vuota per i cittadini, quella struttura lì. Però funziona, è funzionale solo magari a un entourage loro. Uno dice: perché Gisella affianca alla dottoressa Serra? Ah,
Abbiamo quattro liste, abbiamo Fratelli d'Italia, c'è la destra. Io sono entrata l'unica persona che si è dichiarata di centrodestra in consiglio comunale, che mi guardavano in cagnesco. Ma perché? Perché in opposizione al PD, il PD di De Luca. Perché qua è un regime, il Cilento, dov'è il Cilento? Chi gestisce il Cilento? Si gestisce a livello clientelare, li dobbiamo cacciare nell'urna.